Adesso poi riprenderò alcune delle cose che hai detto, però adesso vi propongo questo contributo perché non è potuto intervenire per impegni istituzionali, del sottosegretario degli affari europei Vincenzo Amendola. Prima segnalavo il fatto che lui fosse appunto molto preoccupato dal posto, insomma, da mettere a terra tutto questo. Sentiamo, il sottosegretario Amendola. Carlo Magno, a consenso che ha un saluto alla Federazione dei Lavoratori Pubblici, al suo segretario generale Carlo Magno, a consenso che ha organizzato questo evento nazionale, a cui mando il mio saluto affettuoso per un lavoro che ci deve unire nei prossimi mesi. Non è un caso che al centro della programmazione dei fondi europei, del Next Generation e anche di tutta quella che è la ripresa che dobbiamo sviluppare in un periodo drammatico della storia dell'umanità, per noi, per l'Italia, per l'Europa, c'è al centro il capitale umano della pubblica amministrazione. Come il ministro Brunetta insegna, su cui sta lavorando, fondamentale per realizzare la ripresa economica del nostro paese è avere una funzione pubblica, un lavoro dentro la pubblica amministrazione che non solo riequilibri i rapporti tra Stato e cittadini, allargando il margine di diritti, informazioni e anche partecipazione, ma cambi radicalmente le strutture. Nel Next Generation, uno dei pilastri è la riforma della pubblica amministrazione, come investimento, ma anche come riforma di quelle che sono le procedure, i sistemi. La possibilità per il capitale umano che è impiegato nella pubblica amministrazione ovviamente a alzare anche le possibilità dal punto di vista dei diritti nel mondo del lavoro, ma anche della qualità del mondo del lavoro che sia sempre migliore. Next Generation, una riforma che la Commissione europea chiede è ovviamente quella della pubblica amministrazione, ma sappiamo che non è una richiesta, è una necessità del Paese, che bisogna sviluppare tutti insieme, tra Stato, enti locali, regioni e soprattutto quel grande patrimonio dei lavoratori pubblici che in questo periodo di Covid hanno retto in maniera straordinaria una prova importantissima e di grande sofferenza per i nostri cittadini. E noi realizzeremo da qui ai prossimi giorni il passaggio finale, il piano verrà inviato a Bruxelles e poi ci sarà il dopo, che è il mio vero assillo in questa fase, e cioè avere un meccanismo burocratico efficace e veloce di assorbimento delle risorse europee. Perché diciamocela tutta, non siamo in testa alle classifiche nell'assorbimento dei fondi europei, siamo troppo lenti, abbiamo procedure, burocrazie e soprattutto non abbiamo investito nel capitale umano. Quello che dovremo realizzare con questi meccanismi è anche un enzima positivo per modificare procedure della pubblica amministrazione che sono spesso sclerotiche. Quindi risorse, riforme, ma soprattutto azioni concrete per il nostro modello italiano. È una fase complicata in cui serve coesione, unità, servono poche polemiche, pochi proclami, serve solo seguire quello che è l'accordo firmato a livello europeo e quello che è l'impegno che il nostro Parlamento, tutte le forze politiche, in maniera molto saggia e responsabile, vogliono realizzare. Per questo all'FLP, grazie per questo invito a consenso, grazie per quello che riusciremo a fare nei prossimi mesi, che saranno fondamentali per riaprire, rilanciare e riorganizzare il nostro Paese. Ecco, grazie allora, grazie al sottosegretario Amendola per questo suo intervento.